Oggi realizzeremo insieme un pantalone palazzo. Io ho scelto il modello numero 155 del cofanetto Classic, questo qua. Avrete bisogno di 1 metro di stoffa per realizzare questo modello. E sul retro già potete vedere anche tutti gli elementi che andremo a realizzare, questi qua. Quindi abbiamo il davanti, il dietro e anche il cinturino del nostro pantalone. Il bello di questo modello è che possiamo realizzarlo anche in versione corta. Basta accorciare la lunghezza del nostro cartamodello, quindi avremo così un bellissimo pantaloncino corto ma molto elegante da portare d'estate. Per realizzare questo pantalone ci servirà solo un'unica misura, quella dei fianchi. Utilizzeremo ovviamente il metro speciale della taglia d'oro. Nel mio caso, per esempio, la mia circonferenza fianchi è 102, quindi prendo la puntina e la inserisco a fianco al 102. Poi ho preparato già le fotocopie del cartamodello e vado a inserire la puntina nella crocetta proprio qui, in modo da poter muovere liberamente il metro intorno alla miniatura e andare a riportare tutti i punti segnati, tutti questi numeri segnati sulla mia miniatura, e così da ottenere il mio cartamodello in grande. Segniamo ovviamente il cinturino, lo spazio per la cerniera e poi andremo a fare questo movimento circolare per riportare tutti i punti. Io lo farò adesso con il davanti e il dietro del mio pantalone. Ricordatevi di inserire tutto sul vostro cartamodello, tutto ciò che vedete sulla miniatura, come lo spazio per la cerniera lampo, il dritto filo sul cinturino e il dritto filo, sul pantalone.
Una volta pronto il cartamodello, sono pronta ad andare a posizionarlo su tessuto e a tagliare. Ricordatevi di aggiungere i margini, di cucitura perché non sono inclusi, nei cartamodelli della taglio d'oro. E in più, io in questo caso ho aggiunto 10 cm sul fondo, del mio pantalone per farlo leggermente più lungo. Quindi, se vi piace questa modifica, potete, aggiungere semplicemente dei centimetri sul fondo del vostro pantalone. Dopo aver rifinito il tessuto con la taglia cuci, adesso posso procedere a cucire. Innanzitutto, ho chiuso le pants, l'ho già cucite, e ora spillo i laterali del mio pantalone e vado a cucirli, ovviamente lasciando lo spazio aperto per la chiusura lampo. Per cucire invece cavallo metto una gamba all'interno dell'altra, cucita in precedenza, dritto contro dritto, e spillo il cavallo e posso andare a cucire. Ora posso andare a montare la mia chiusura lampo invisibile. Ho preparato anche il cinturino che è rinforzato con la teletta termoadesiva. Ho montato dello spiego a contrasto e ho fatto questa imbastitura da poter andare a cucire, a chiudere il cinturino, dal dritto. Dopo aver fatto questa cucitura e dopo aver fatto anche l'orlo ai miei pantaloni, non mi resta che andare a cucire dei bottoncini che ho rivestito in precedenza e il mio pantalone è pronto.